Devo andare in banca. Ho chiesto un prestito di 2 milioni di euro, vediamo se lo accettano. 2 milioni di euro? Che deve fare con 2 milioni di euro? Non l'hai saputo? Cosa, scusa? Hanno rapito mia moglie. Hanno rapito tua moglie? E ti hanno chiesto 2 milioni di euro? No, me ne hanno chiesto uno, io ce ne ho proposto due e poi c'è casata te. Ma non è possibile. Non è possibile, tu devi fare qualcosa, devi sapere i nomi. Perché che lo vuoi denunciare, compa? Non è che... No, mi serve a mia prima sogira, fammi sapere se i nomi sono questi. Fammi sapere. Sì. Ma perché tu hai problemi con tua sogira? Ho problema con mia sogira, mi chiede. Caro mio, noi siamo arrivati ormai alle strette, noi siamo arrivati ai ferri corti. All'uncinetto. No, nel senso che proprio ormai noi... Ah, ma loro a me non mi conoscono. Loro a me non mi conoscono. Io... Ah, per adesso proprio volano parole che tu non hai idea. Ma io come... No, non lo sanno come sono fatto io. Io lo sai che ho fatto ieri. Ho preso e l'ho buttata fuori. A lei e a sua figlia pure. Fuori! Fuori! Ah, esagerato, esagerato sei. No, no. Dai. Così ho fatto. Dai, che è successo? Che fanno? Cosa? Mettiamoci una presa sopra e sì, una bata, ciao a me. Tenga a me soldi, una bata. Vero, hai ragione, dai, ragione. Dai, perché non è una cosa esagerata, Giovanni, subito. Che fa? Non puoi chiudere un occhio? Tutte e due, sembra mai socia, c'è chiuso, tutte e due, c'è. Se c'è questo faccio. No, compa, loro non lo sanno come ragionare. Ah, loro non se l'è mai. No, no, ma io l'ho buttato fuori e così è finita. Allora. Perciò mi deve buttare fuori da casa. Sì, così dovevo fare. E loro che hanno detto? Niente, mi hanno ricordato che la casa era la loro. Tu che hai fatto? E niente, l'ho perdonata, Leo. Che vuoi fare? Comunque...